Aspetta, però parla verso di me. Ah sì, scusa, questo no. È un prato di bistorta, come potete vedere. Bello. La bistorta è questa pianta con questo fiorellino rosa a forma di spiga. E le foglie, se volete vederle, poi sì, per identificarle, sono queste, ecco, qui. Ecco, allungate, questa è la foglia così allungata. Un po' a lancia, no? Sì, questo viene chiamato, sia questo che buono e ricco, vengono chiamati spinaccia di montagna, perché si usano in tutto e per tutto come gli spinaci. Sì, queste foglie qua, eh? Queste foglie qua, sì, esatto. E anche quando è in fiore sono... Di solito si usano prima che fiorisca, di solito si usano prima che fiorisca. Però è importante vederla quando è in fiori, perché poi dopo uno lo sa riconoscere. Certo, certo. Poi la bistorta è molto caratteristica, insomma. Sì, infatti, anche molto ornamentale. Ma hanno detto che piace molto alle mucche questa pianta. Sì, infatti, infatti piace molto alle mucche. Infatti le mucche che pascolano su questi pascoli fanno un latte notevole. Aromatizzato, diciamo. Sì, si chiama bistorta perché ha la radice due volte ritorta, è proprio vero. Io mi sto rinvasando, che è un po' di piantine. Chissà, mi piacerebbe vederlo, radice, ma non la si... prima parte della radice, che è molto tosta, e ha due curve proprio molto secche, e per cui è inconfondibile proprio. Bistorta nasce da quello. Sì. Allora una volta che tiriamo fuori, riusciamo a vedere. Sì, infatti. Adesso non è un peccato. Sì, certo. Però... Ecco, allora chiudiamo così con la bistorta? Ma direi di sì. Ok.